Ok, perché avete deciso di fare questo corteo? Manifestiamo oggi a Ponte San Giovanni per mettere alla luce quelle che sono le problematiche sentite dalla cittadinanza, ovvero i continui furti, il degrado che attanaglia questo quartiere e la prostituzione incontrollata che avviene nei luoghi spesso vissuti dalle famiglie con bambini, come il parco vicino alle scuole, le scuole stesse, che ogni giorno viene segnalata in caserma numerose decine e decine di volte al giorno dai cittadini del quartiere. E secondo te quindi c'è bisogno di una manifestazione? C'è bisogno di una manifestazione per chiedere a gran voce di risolvere queste problematiche. Abbiamo anche delle proposte che svederemo a fine corteo. Ma c'è oggi la popolazione qui con voi? È scesa qui con voi? C'è, ci sono cittadini di Ponte San Giovanni. La nonostante la pioggia e la paura messa in moto dalla sinistra antifascista. Che paura c'è? Naturalmente c'è stato un clima di terrore generato ad arte dalla sinistra antifascista per allontanare il più possibile la cittadinanza dalla nostra manifestazione, che però con coraggio ha risposto. Perché non l'avete fatta a Perugia, alla stazione di Ponte San Giovanni? Perché siamo mesi e mesi che stiamo lavorando sul quartiere, dove assistiamo diverse famiglie, specialmente negli edifici Ater, che assistiamo con il nostro banco alimentare. Abbiamo fatto diversi banchetti nei mesi scorsi qui nel quartiere per segnalare queste situazioni qui. Ce l'hanno chiesto i cittadini. Ve l'hanno chiesto i cittadini? Sì. Dopo Todi puntate a portare un consigliere comunale anche a Perugia? Forse avremo anche un consigliere comunale a Perugia. Innanzitutto adesso guardiamo le politiche del 2018, dove avremo il nostro candidato premier Simone Di Stefano. Che ci sarà poi dopo. Sta arrivando. Quando vi danno dei fascisti, voi cosa rispondete? Cosa rispondiamo? Che siamo Casa Bond Italia, nata nel 2006 come movimento politico, che conta 106 sedi in tutta Italia e che ha un'identità forte, che si richiama che valori senz'altro che vengono dalla nostra storia. Non ci trovi nulla di sbagliato, nulla di cui vergognarti, tra virgolette? Di cosa? Di essere di Casa Bond Italia? Di assolutamente no. In qualche modo di un partito di ispirazione fascista. Casa Bond Italia agisce alla luce del sole con proposte politiche, con azioni politiche che tutti conoscono, quindi la storia ci darà ragione. Quello che facciamo ci darà ragione, non ci vergogniamo affatto a testa alta di quello che facciamo.